Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono T ed oggi siamo qui per analizzare un nuovo elemento SCP. Oggi infatti analizzeremo l'SCP-084, anche chiamato Torre Statica. Elemento SCP-084. Classe dell'oggetto, Euclid. Procedure speciali di contenimento. SCP-084 è attualmente sotto ordine di non interazione totale fino a quando la misura massima delle onde di emissione non sarà stata valutata. Per la documentazione dettagliata sugli ordini generali FNI, vedi documento XRG-1182. Per la documentazione dettagliata sugli ordini FNI in relazione ad SCP-084, vedi documento XRG-1208A. Deve essere mantenuta una sorveglianza continua intorno alla zona attiva di SCP-084, con l'obiettivo primario di depistare i civili e la sorveglianza esterna. Non essendoci strade principali, sentieri o altri itinerari da poter percorrere nelle vicinanze, qualunque civile che si avvicini ad SCP-084 è da considerarsi come sospetto e da detenere per la valutazione. In nessun caso è permesso ad un membro della fondazione o un civile di accedere all'area attiva di SCP-084, se non con un'espressa autorizzazione scritta e vocale di non meno di due membri del comando 05. Le sentinelle devono essere in linea di vista l'una con l'altra ed orientarsi con la bussola ed il punto di riferimento. Tutti i punti di riferimento devono essere al di fuori dell'area attiva di SCP-084. Qualora una sentinella non riuscisse a rispondere con la voce ad un appello, gli ordini completi di ritirata saranno rilasciati a tutte le sentinelle ed il contenimento sarà rivalutato dai team speciali di risposta. Nel caso in cui l'area attiva dovesse spostarsi, devono essere emanati gli ordini completi di ritirata a tutte le sentinelle attive, seguiti dalle azioni appropriate. Nessuna forma di radio, GPS, televisione, cellulare, videocamera, fotocamera o qualsiasi altro tipo di registratore o di dispositivo elettronico per contenuti media è permesso entro 100 metri dall'area attiva intorno ad SCP-084. I civili trovati con questo tipo di dispositivi all'interno di questa zona saranno soggetti al confisco e alla distruzione dei suddetti immediatamente. Qualsiasi registrazione raccolta... Descrizione. SCP-084 si presenta come una grande torre radio posizionata al centro di un grande campo aperto con due piccoli fabbricati annessi. L'osservazione diretta e la raccolta di esemplari di SCP-084 è impossibile a causa dell'effetto che si sprigiona attorno da SCP-084. SCP-084 sembra emettere una forma di onda o radiazione che ha un effetto dannoso sulla realtà locale. L'aspetto più pronunciato di questo processo è l'alternazione dello spazio all'interno dell'area attiva di SCP-084. Esternamente, la zona attiva ha una forma simile a una cupola di 200 metri di diametro. SCP-084 appare all'interno di quest'area in punti casuali e sembra saltare a momenti casuali, a volte apparendo in più posizioni per volta all'interno dell'area attiva. Internamente lo spazio sembra essere illimitato, con SCP-084 posto al centro. SCP-084 è impossibile da raggiungere a causa dell'effetto emesso. I tentativi di raggiungere SCP-084 all'interno della zona attiva hanno mostrato che SCP-084 mantiene la sua posizione relativa rispetto all'orizzonte, anche dopo 3 mesi e 12 giorni dedicati ad un viaggio diretto, sia con un veicolo che a piedi. Anche lo spazio locale sarà distorto periodicamente. Questo farà sì che le distanze relative si estendano o si contraggano in un tremolio, flickering, che porta gli edifici e gli oggetti ad un improvviso salto a migliaia di metri di distanza o ad una precipitazione fino ad altri punti, a volte provocando anche delle sovrapposizioni. Queste sovrapposizioni hanno un effetto negativo sul tessuto vivente. Si presume che la città di... fosse situata intorno o all'interno dell'area attiva al momento della manifestazione originale. Questa città non è più osservabile dall'esterno dell'area attiva, ma appare solo una volta entrati all'interno di questa. Ha mantenuto lo stesso numero di abitanti, 343 persone, dall'inizio del contenimento. Le nascite sembrano essere impossibili, così come i normali modelli di invecchiamento. Il suicidio e o l'omicidio sembrano essere elusi dall'area d'effetto. I soggetti morti sono soggetti al tremolio ed appaiono vivi ed illesi alcuni secondi dopo la morte. Ci sono anche segnalazioni di eventi di riavvolgimento, che hanno causato eventi come ferite mortali che si sono immobilizzate e poi chiuse. I soggetti sembrano manifestare diversi eventi di spazio-tempo incoerenti, così come accade alla maggior parte delle costruzioni. Per osservazioni dettagliate, vedi log 084A4.
I dispositivi elettronici e le apparecchiature di registrazione non funzionano correttamente all'interno o attorno all'area attiva. I soggetti segnalano trasmissioni bizzarre o inquietanti provenienti dalle registrazioni video e audio e dai dispositivi di riproduzione. Ciò si verifica per isolare dal mondo esterno, precludendo qualsiasi esigenza per il contenimento emanato dalla fondazione. Sembra impossibile anche lasciare l'area attiva dopo un periodo di tempo casuale. Uno dei soggetti provenienti da trovato allo spazio aperto, ha riferito di aver viaggiato per 6 anni. È stato trovato a circa 400 metri dai confini della città di